Box. 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 Cambio. Arrivata al grande pubblico televisivo grazie ad una trasmissione di successo, la danza sportiva con i balli standard, i latinoamericani e la sincrodance è riuscita ad arrivare negli ultimi anni alla ribalta nazionale, ottenendo quel palcoscenico di pubblico che merita. Sono tanti infatti gli appassionati di questa disciplina che amatori, professionisti, ma anche semplici dilettanti, praticano con passione questa disciplina che, se fatta con costanza e impegno, può regalare grandi soddisfazioni. Al Palazzetto dello Sport di San Nicolò la prima edizione del Gala dell'Adriatico della Danza, organizzato dall'Accademia della Danza in collaborazione con la Freedom Dance Studio e dei maestri Giuseppe Longarini e Kasia Caprad. Siamo toscani. No, Grosseto. Ah. Vicino Firenze, Grosseto. Bene. Bella giornata di studio, molto interessante, bravi maestri, bella accoglienza, un bel palazzetto. L'idea di questo primo gala adriatico della danza? Nasce da un sogno, praticamente portare la danza ad altissimi livelli, come vedete alle mie spalle, usciranno tra poco, nella nostra regione, nel nostro Abruzzo. È un'idea che l'ho pensata per molto molto tempo, onestamente. Sono stato fortunato di trovare sul mio cammino delle persone che hanno reso possibile questo sogno ed eccoci qua. Le persone sono in primis Alessandra Bucciarelli e William Pino, che sono una leggenda delle danze standard, naturalmente, insieme alla coppia Giuseppe Longarini e Kasia Capral. E all'Accademia della Danza tutta hanno reso possibile la realizzazione di questo evento. Evento che si concilia con una 2 giorni di stage formativi per gli aspiranti ballerini. Più che aspiranti ballerini, sono lezioni, stage formativi per già coppie di competitori avviate appunto nel mondo agonistico della danza sportiva. Sono, diciamo, delle specializzazioni, degli approfondimenti tecnici che si fanno in questo stage, insomma. Qual è la realtà della danza sportiva qui nel Teramano? Quanti sono gli appassionati e quante scuole di danza ci sono nel territorio? Allora, fermo restando che la danza sportiva è uno degli sport che ha il maggior numero di tesserati in Italia. Ci sono poche federazioni con più numeri, ovviamente Federazione Italiana Gioco Calcio e qualche altra. Noi ci attestiamo bene tra le primissime. E nel nostro Abruzzo non siamo molti come competitori e agonisti di questo sport, però ci difendiamo bene. Nella provincia di Teramo ci sono ottime scuole di ballo, tra le altre cose, e che hanno anche dato modo a professionisti e a competitori di raggiungere i massimi livelli internazionali. Da quanto tempo balli? Aprile. Ah, quindi hai cominciato adesso? Sì, sì. Cosa ti piace della danza? Tutto. Cosa farai questa sera? In quale pezzo ti esibirai? Latinoamericano. Tu vuoi fare le gare, vuoi diventare una campionessa in questa disciplina? Sì, sono già 4 anni che ballo e l'anno scorso siamo arrivate prima in classifica nei campionati italiani.
personaggio come lei che ha vinto tantissimo, dopo tanti anni, diciamo così, sul palcoscenico, sulla pista, adesso si passa all'insegnamento. Cosa cambia? Da competitori è tutto un altro tipo di vita, una vita dedicata all'allenamento, al viaggiare, alle performance, al prepararsi per essere performanti tutte le volte. Quando si parte dall'altra parte, da parte dell'insegnante, si tenta di fare la stessa cosa per altri ragazzi, cioè si tenta di prepararli al massimo, si cerca di creare campioni, si cerca di creare grandi performers. E alla fine il passaggio non è semplice, perché è molto bello essere in pista, è molto bello essere il primo attore, però è anche molto interessante fare l'insegnante. Faccio insegnanti da moltissimi anni, anche mentre facevo il competitore, però è un momento diverso comunque che dà tante soddisfazioni. Diciamo che la danza che c'è anche in televisione ha dato una grande spinta alla parte anche sociale, specialmente. Noi con i ragazzi facciamo più la parte competitiva, perciò è una disciplina a tutti gli effetti sportivo-competitiva che inizia anche in giovanissima età. Sono bambini che già a 6 anni già fanno gare, competizioni, perciò noi facciamo tutto il percorso tipico del grande ballerino. Noi siamo fortunati perché è un mix tra sport e un'arte. Per la danza sportiva diciamo che è una normalità per noi partecipare all'organizzazione di questi eventi. Siamo lieti di partecipare ovviamente in gruppo, in massa, perché è importante fare numero su queste iniziative, soprattutto quando sono a livello internazionale come oggi. Il mio compito nella danza sportiva ad oggi è quello di essere il direttore regionale della Scuola Federale del Lazio, quindi il mio apporto è quello di partecipare ai lavori della scuola. La scuola ha il compito di formare quelli che sono i tecnici federali per il loro praticamente cammino all'interno della federazione, il loro studio, il loro svolgimento normale, regolare, tutte le attività federali. Questo è un po' il compito della scuola, ma soprattutto è quello che mi occupo io nella mia regione. Oggi mi trovo qui in veste di collaboratore di questa manifestazione. Mi sono onorato perché ovviamente non è semplice partecipare a certi eventi. Ho potuto tra virgolette dare quello che è la mia esperienza, il mio frutto dopo aver lavorato già in altre occasioni con la RAI per quanto riguarda RAI Sport, nello specifico, perché abbiamo lavorato con dirette per parte della danza sportiva. Oggi siamo in streaming, andremo anche sulle reti regionali, per noi l'importante è portare avanti quello che è il nostro disegno della danza sportiva. Le danze standard c'è anche il tango argentino, che però ha una filosofia completamente diversa. Sì, certo, questo sarebbe un ballo molto più popolare, quasi familiare direi, sì? Un ballo che sì, possiamo dire che ha dei passi e delle figure, però molto più intuitivo, non è coreografico. Anche per fare un'esibizione, di solito si fa una coreografia, però diciamo la cosa interessante del tango è che è sempre una improvvisazione. Ed è un ballo anche molto molto sensuale. Sì, così lo vedono fuori dell'Argentina. Da noi una cosa, come diceva lui, molto popolare, molto familiare, ma visto da fuori sembra molto sensuale. Certo che è molto intimo, c'è una connessione molto intima nella coppia. Si pensa che la danza sportiva sia una disciplina sportiva riservata soltanto agli amatori, a chi ama davvero la danza, ma è così? Chi si avvicina a questa realtà conosce tutto della danza? In realtà oggi la nostra disciplina, quella dei latinoamericani, racchiude un po' più discipline. C'è influenze della danza moderna, danza classica, e per arrivare a un ottimo livello comunque devi studiare anche altri tipi di danza, altrimenti rimani un ballerino di danze latinoamericane e sei limitato. Quindi
Nel corso degli anni abbiamo visto come questa disciplina abbia aumentato il numero degli appassionati. Quando si comincia a danzare? Per danzare non c'è età, si può cominciare anche da grandi, da adulti, anche a livello sociale, non a livello agonistico. Però per una carriera, diciamo, da ballerino a tutto tondo è utile partire da bambini piccoli, quindi già a 4, 5, 6 anni si fa una propedeutica per la danza sportiva. Però anche a livello sociale, amatoriale, anche a livello di età avanzate, anche a 60 anni, ci sono coppie che fanno competizioni e che lo fanno per hobby, non solo per divertirsi, ma anche per darsi delle soddisfazioni. È impegnativa la danza sportiva? Abbastanza, fatta a un livello medio-alto è molto impegnativa per la tenuta fisica, per le diete, per gli spostamenti, viaggi, lezioni, lavoro, è un lavoro a tutto tondo, sia da atleta che da insegnante. Questi costumi di scena sono molto intriganti, che cosa danzate? Ciao ciao ciao. E come mai questi abiti così particolari? Questa è una sorpresa, però facciamo un mix tra paso e ciaccia, quindi è una cosa un po' più intrigante, particolare. Emanuele e Tania, campioni del mondo amatori delle danze standard. Che cosa significa ballare per voi? Vita, nel senso che noi 24 ore su 24, anche quando dormiamo, dietro la nostra testa c'è sempre il ballo, in tutte le, diciamo, versioni, come noi come competitori, come insegnanti, come c'è sempre, tutti i momenti della nostra giornata c'è un piccolo spazio per il ballo. Quando si balla in coppia bisogna che ci sia una grande affinità. Voi come fate a ballare insieme? Guarda, adesso sono quanti anni? 16 anni che balliamo insieme. E stiamo insieme anche privatamente da 15, quindi diciamo che io penso, avendo lo stesso obiettivo nella vita, e fa sì che tutto è più facile, quindi il lavoro non è più lavoro, però è una passione che viviamo insieme. È normale che ci stanno pure momenti dove non siamo d'accordo, però alla fine se non siamo d'accordo è soltanto perché vogliamo raggiungere ognuno il nostro massimo, e penso che questo è il modo per noi di andare avanti. Da quanto tempo ballate? Io ho iniziato a ballare a 3 anni e mezzo, quindi parecchi anni. Lui... Io 6 anni e mezzo, 7 anni. Ho iniziato non con Tania, con un'altra ballerina, e piano piano siamo andati avanti. E poi, come ha detto già Tania, circa 16 anni fa ci siamo incontrati. E È nata una scintilla e siete diventati campioni del mondo. Sì, non subito, è normale che c'è tanto lavoro dietro, tanti allenamenti, tanto sudore, sacrifici, come tutte le cose, quando vuoi raggiungere qualcosa devi soffrire un po', però poi è bello, dai. Sicuramente servirà per avere altri importanti risultati nel futuro. Ci sono già dei progetti che avete in programma? Progetti in pentola ce ne sono diversi, devo essere sincero. Questo è l'inizio di un, si spera, un lungo percorso di far conoscere, di avvicinamento a far conoscere appunto il mondo della danza nel nostro Abruzzo, e portare qui
la danza internazionale, danza ad altissimi livelli, per cercare di far capire ai ragazzi soprattutto che questo è uno sport completo. Box.